Hi guys, the light. I'll be back. Sorry. Much better. Hi guys, how are you? I hope you're fine. I am. And please tell me if you hear me correctly, if there is any problem with my audio, if you can hear me clearly, or why am I speaking English? I'm sorry guys. Non so neanche perché sono ho iniziato a parlare in inglese direttamente. Ad ogni modo, fatemi sapere se si sente bene, che così nella giornata di oggi iniziamo bene. Ecco, Alessandra ha appena finito di fare il workout. Bravissimo o bravissima? Quindi perfetto, oh, si sente molto bene, sono contenta. Allora, si sente? Ciao Giulia. Siete già tantissimi, più di 60 persone contemporaneamente, perfetto. Oh, that's what I want to hear to you. Ciao. Allora, ragazzi, come state? Come sta andando questo periodo? Spero che stia andando bene. E anche perché lamentarci o parlare della frustrazione che si può sentire non penso che aiuti nessuno in questo momento di difficoltà. Pertanto, almeno cerchiamo di passare quest'oretta insieme in modo più leggero, nella speranza che questi giorni siano un pochettino. Jace, mi hai già scritto, io purtroppo non aiuto le persone a distanza, mi dispiace, è una questione etica, sono un insegnante anch'io e non vorrei che nessuno aiutasse i miei allievi, quindi mi dispiace, guarda, mi dispiace tanto, ma devi trovare qualcun altro. Allora, finalmente Nunzia, collegarmi, sono contenta anche io che finalmente sei riuscita. E allora, ciao Giulia, salve, quante persone ragazzi. Allora, nella giornata di oggi vorrei parlarvi principalmente di le traduzioni. È normale che si sia bloccato? Sì, ecco, fatemi sapere se c'è qualche difficoltà perché per me è fondamentale. Quindi mi piacerebbe dirvi che la giornata di oggi abbiamo le nostre solite traduzioni che me le avete chieste in tanti e quindi ci tenevo a riproporvi lo stesso format, però ho anche proposto una cosa nuova, ovvero una cosa che vedrete in cosa consiste all'interno delle traduzioni, cioè ci saranno le traduzioni classiche di inglese italiano, scusate, di italiano inglese e poi come si può dire, scusate che un secondo solo, ok, ci siamo, eccoci qua, scusate, ho spento il telefono perché sennò rischiavo che poi mi faccia connessione con la diretta. Sì, sto bene, I'm fine, what about you guys? I hope you're fine as well. And I really hope you are trying to overcome this situation, this quarantine period. Allora, nella giornata di oggi faremo le traduzioni, più ho anche un esercizio nuovissimo che qualcuno di voi la volta scorsa mi ha proposto, non ricordo chi fosse, ma inizio a ringraziarlo, forse era una certa Elisa, ed era un format che vorrei proporvi per il prossimo live. Nello specifico si chiama Open Close. Quindi la close è una tipologia di esercizio che è un po' quello che facciamo ai quiz, però non voglio anticiparvi troppo. Aspetto ancora qualche secondo che arrivino tutti, che siete già a 180, mi fa molto piacere. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di andare su Instagram e di seguire il profilo, ci sono sempre ogni giorno dei quiz di spagnolo e di inglese. Ciao Rossan, e di fatto nulla, anche lì trovate delle cose per esercitarvi. Mi sono molto impegnata nella realizzazione del nuovo videocorso intermediate di inglese, ci sto lavorando veramente con moltissima costanza oltre alle scuole dove lavoro, quindi spero di riuscire a breve a poterlo far uscire e a renderlo disponibile. Ci saranno dei nuovi progetti in arrivo, magari dei nuovi corsi. Seguite i miei social, ho aperto anche un canale Telegram, Giulia per School to You, e quindi assolutamente tutto questo e molto altro lo trovate su Instagram, su Facebook, mi trovate tranquillamente.
attraverso questo. Vi metterò nei commenti, diciamo, nella descrizione a questo video tutti i miei contatti. Allora, I think we're ready for to start. Pierpa, ma che carina quell'emoji con il gattino, è bellissimo. Su Telegram mi segui, grazie Raul, perfetto. Su Telegram metto un sacco di regalini praticamente, libri interi, esercizi da fare, listening, non tutti i giorni perché non riesco a starci dietro tutti i giorni, però è una cosa che ci tengo a fare di modo che tutti quanti rimaniate allenati with your English. And now, I guess we're ready to start. I have chosen for you guys a few... sì, grazie, mi riferisco al Telegram molto bene. So, I have for you a few sentences in English and in Italian. They are not very easy. Si blocca. Ecco, fatemi sapere se si blocca perché io al momento salto la connessione. Fatemi sapere perché spero di non aver fatto qualcosa di sbagliato. Una chat aperta, parli solo tu. È aperta la chat, è aperta. Parlano tutti quelli che vogliono. Ok? Eccoci qua. Are you ready, guys? I was trying to bend the pages. Va tutto bene. We can start. Certo, Lucia, ti saluto volentieri. The first sentence I've chosen for you guys is something happy. Marco e Sofia si sposano a giugno. Marco e Sofia si sposano a giugno. Can you translate this sentence for me, please? Would you mind to do it? Oh, Marco and Sofia are getting married in June. Marco and Sofia are getting married in June. Okay, that's so cool. Many answers. Are going to get married. Are getting married. Getting married. You actually like very much this sentence, and it's interesting to see. Marco and Sofia are going to get married. Okay. Many options, but basically, will be engaged, Daniel. Interesting, your opinion. Are getting married on June, next June. Many things. Very cool. Okay, very cool. Let me see. My option for you guys is Marco and Sofia are getting married in June. Ding, correct. Many people guessed. Molte persone hanno indovinato, bravissimi. Era una frase, diciamo, di inizio, un po' per scaldarci, ecco, diciamo così. E poi vedo che alcuni mi hanno proposto on, mi raccomando, con i mesi dell'anno. Noi scegliamo in generalmente. Engaged, qualcuno me l'ha proposto, in realtà significa fidanzarsi, quindi non era una possibilità. E molto bene questo getting married con il present continuous, perché con l'accezione di futuro, perché di fatto è proprio la costruzione che mi serve, perché è un futuro certo. Why not going to? Going to, allora, la differenza tra il present continuous e il going to get married è la seguente. Se dico, per esempio, tomorrow I'm taking an exam, domani farò un esame, vuol dire che sono già iscritta, ho già pagato la tassa, e ho tutto preparato, ho studiato per andare. Se dico invece tomorrow I'm going to take an exam, it means, vuol dire che mi sono iscritto all'esame, però non sono sicura di andarci. E will, in realtà, nonostante sia il futuro preferito dagli studenti, non è un'opzione, perché will è un futuro che per lo più si predilige per le azioni che sono decise nel momento in cui si parla. E vi assicuro che un matrimonio va programmato con largo anticipo. Pertanto, e diventa un po' complesso, ecco, fare questo, utilizzare il will. Quindi, going to, è più per esprimere un'intenzione, giusto? Esatto, going to più per esprimere un'intenzione. Ho intenzione di sposarmi, però qua c'è una data,
Ok, e quindi la mia scelta è stata sul present continuous. Oggi faremo diverse frasi sul futuro perché secondo me sono molto interessanti e purtroppo, per fortuna, è un argomento che non è semplicissimo per te, per le persone. Quindi ho deciso di farne diversi. The next one is gonna be: sebbene sia il mio migliore amico, non posso perdonarlo. Sebbene sia il mio migliore amico, non posso perdonarlo. Allora, sebbene sia il mio migliore amico, non posso perdonarlo. Qua, per lo più è sulla questione del although, interessante, he's my best friend, I can forgive him. Molto interessante. Unless, abbiamo un unless, although, even though. Even if, sempre la prediletta, although is my best friend, despite is my best friend, can't, ok, vediamo un po', although is my best friend, I cannot forgive him, bene, Lucia, ok, though is my best friend, allora diciamo che di quelle delle vostre proposte, even though, abbiamo Mirko, diverse delle vostre proposte sono assolutamente plausibili. Io, come sempre, vi ricordo che le traduzioni sono una delle possibilità, ok? Ma tantissime delle vostre proposte, che significa although? Abbiamo Raul che ci chiede, e although significa effettivamente sebbene. Although he's my best friend, I can forgive him. Quindi, sebbene gli sia il mio migliore amico, non posso perdonarlo. Although è appunto una preposizione avversativa, un connettivo che significa nonostante, even though andava bene altrettanto, even if, despite, vuol dire più che altro despite, nonostante vuol dire più despite. Unless purtroppo no, unless lo tradurrei come seppure, cioè no seppure, unless è a meno che, unless più che altro per le condizionali, a meno che, unless you study, you won't pass the exam. Si traduce unless come dire if not. If you don't study, you won't pass the exam. Quindi, unless non va bene. Although is my best. Ok, meno male, abbiamo perso 100 persone, ma voi che siete rimasti collegati avete avuto la possibilità, meno male che ci siete ancora. Ho imparato dai miei errori, cioè, ovvero, there might have a problem. Yes, there was a problem. Chiuso e riaperto, molto bene. Adesso funziona. La volta scorsa sono uscita e ho cancellato tutto ed ero disperata. Stavolta ho capito che non devo agitarmi perché la fretta è cattiva consigliera. Allora, eccoci qua. Although eravamo arrivati qua, although vuol dire sebbene, ragazzi, ok? Can forgive him. Forgive è il perdono. Come si dice invece chiedere scusa? Ti chiedo scusa. Voglio chiederti scusa. I want to. Oh, apologize. Molto bene. I want to apologize, ok? Quindi assolutamente apologize. È interessante, ragazzi. Spero che anche voi vedete la differenza tra la Z. C'è qualcuno che lo scrive con la Z e qualcuno che lo scrive con la S. È molto interessante questa cosa. E effettivamente c'è una bella differenza. Ovvero, uno è British English and the other is American English. Ok? Se non vado errato, con la Z è British e con la S è American. Ma e tutte e due, apologize con la S o apologize con la Z, vanno bene. Although e though. No, non c'è differenza tra although e though. Though è un pochettino più formale, tutto qua, questo mi permetterei di dirlo. Allora, questo l'ho già fatto prima di fare qualche confusione. E poi c'è una frase triste. Non riesco a capire perché mi abbia lasciato. Come tradurreste questa frase? Non riesco a capire perché mi abbia lasciato. Potete decidere se fare questo mi abbia lasciata, se sia un lui o una lei che mi ha lasciato, ok? Quindi, non riesco a capire perché mi abbia lasciata, può essere un maschio o una femmina, scegliete voi quindi. Allora, vediamo un po' cosa scegliete.
Ci siamo? Quante proposte interessanti. I can't understand why he left me. Molto bene, quanti, quanti. I don't understand why he left me. Ok, I can figure it out. Bello Pier Francesco. Ok, I don't know if he's lost me. Interessante questo lost. Allora, la vera risposta è I can understand why she or he left me. I don't understand why she or he left me. Quindi se stessi parlando di un fidanzato che mi ha lasciato, a me, potrei dire I don't understand, I can't understand, non riesco a capire, ok? Why she left me, una ragazza, se avessi una ragazza, se avessi un ragazzo invece si dice I can't understand why he left me. Comunque assolutamente can't understand con il can, molto bene. E il why appunto con il perché. Poi, per quanto riguarda invece il left è la scelta, cioè l'opzione per lasciare. Se il tempo passato non è più precisato dire, aspetta, se il tempo passato non è precisato, non è più dovuto dire il present perfect, interessante. Voi su questa cosa ci puntate tanto e fai benissimo, Lori, perché io lo dico sempre. Però non riesco a capire perché mi abbia lasciato, è adesso che io non riesco a capire, mi ha già lasciato in precedenza, ok? Quindi mi ha lasciato un po', posso lasciarlo tranquillamente con il simple past in questo caso. Tenete presente che comunque, soprattutto in americano, è molto più preferibile utilizzare il simple past. Addirittura loro lo usano con just e con already. I just saw a beautiful movie. La prima volta che l'ho sentito mi sono sentita male, invece è normalissimo per gli americani dirlo, ok? Poi l'altra cosa che abbiamo, vedo che ci sono un sacco di domande, perché non usare break up? Va benissimo break up, però break up è interessante perché break up vuol dire che abbiamo deciso di lasciarci, ok? Invece lui mi ha lasciato me, ok? Don't understand non è lo stesso. I don't understand è lo stesso, ma l'idea del riuscire si rende molto meglio con il verbo modale della possibilità. I can't, non capisco, non riesco, non sono in grado di capire, ok? Se dice don't understand vuol dire non capisco e basta, invece qua volevo rendere il riesco, ok? Leave me, devi lasciarlo al simple past, mi ha lasciato, devi lasciarlo al simple past, sì, simple past, mi abbia lasciato. Si può usare anche il dump, sì, dump assolutamente è molto colloquiale, Damiano, complimenti, vuol dire proprio lasciare rimbalzato quando qualcuno mi ha rigettato. Allora, questa l'ho già fatta, la metto lì, perché siccome tante cose qua sotto che vi voglio far vedere, non voglio confonderle, perché ho delle novità per oggi, quindi voglio proprio vedere come prendete queste mie novità, spero bene. Queste sono le cose, basta, basta, non dico niente. Allora, ci siamo? Da una cosa felice a una cosa un po' più triste. Si è rotto il braccio mentre giocava a calcio. Si è rotto il braccio mentre giocava a calcio. Qual è la vostra proposta? Vediamo un po'. Si è rotto il braccio mentre giocava a calcio. Magari a qualcuno di voi che è in ascolto gli sarà successo di rompersi qualcosa giocando. He broke his arm while playing at football. Ok. He broke his arm while playing soccer. Oh, abbiamo un football e un soccer. Interessante questa cosa. He broke his arm while playing soccer. He broke his arm. His leg. Abbiamo cambiato leg, quindi c'è il braccio. Astrid. Broke his arm while playing soccer. Broke his arm. Vedo che comunque siete molto forti su questa idea del si è rotto il. Molto bene, perché non è. Noi abbiamo il e in inglese, come tanti di voi mi stanno proponendo, in realtà, appunto, T, Francesca, Francesca T, è in realtà in inglese, benché sembri un po' assurdo, è rompersi il braccio, è he broke his arm, ok? Perché questo his arm è come il nostro riflessivo si è rotto il braccio, ok? È ovvio che se dico già si è rotto il braccio, capisco già che sono io. Ok, e quindi in automatico non ho bisogno di mettere mai mi sono rotta il mio braccio. Poi
posso dire, ho rotto il braccio al mio collega mentre giocavamo per sbaglio a pallavolo, ma se me lo sono rotto io, c'è già qua, si è rotto il braccio. Poi invece non c'è il riflessivo in inglese e quindi prediligo il he broke his arm while he was playing soccer o football. Allora, io ve le ho messe tutte e due. In realtà football sarebbe American football e soccer è quello nostro del calcio da campionato. Però diciamo che ormai anche con football tante persone intendono ormai il calcio, quello diciamo nostro da campionato, da Milan, Inter, ok. Was, I forgot, you forgot, don't worry. So was è fondamentale ovviamente perché si stava giocando, e il nostro mentre giocava stava giocando, ok? Whereas cosa significa? È l'altra cosa che vi ho proposto. Ah no, non ve l'ho proposta, vuol dire mentre. Whereas vuol dire mentre. Quindi potremmo scegliere tranquillamente he broke his arm whereas he was playing football. Assolutamente, while o whereas sono la stessa identica cosa. Quindi assolutamente sono state proposte. Perché qua non il present perfect? Perché si ruppe il braccio, anche qua. He has broken, se preferisci. Va benissimo, he has broken his arm while he was playing football. Non mi dispiace neanche il present perfect, appunto, non fissiamoci purtroppo troppo sul present perfect simple past, perché in realtà è molto a scelta libera e soprattutto, ripeto, nonostante le aspettative lo utilizzano tanto il simple past da solo così, ok? E soprattutto il present perfect quando lo userei perché si è rotto il braccio. E, come dire, è già finita l'azione, ok? Attinenza col presente, ma è conclusa. E poi vediamo un po'. Questa è la svolta, la metto qui, anche quella l'ho fatta. Andiamo su qualcosa di rilassante, diciamo così. Facciamo un mi riposai sul divano dopo aver fatto il bucato. Un'attività impegnativa. Mi riposai, ok, sul divano dopo aver fatto il bucato. Ok. Ciao Asia, grazie, grazie a te. Ho visto che hai preso un bellissimo voto, complimenti. I rested on the sofa. Allora, mamma ci pensa, ok. I rested on the sofa after doing the laundry. I rested after doing the laundry. Ho qualcuno che mi propone una cosa che avrei voluto vedere, molto bene, molto interessante. Come si può dire fare il bucato in inglese? In diversi modi. I made washing, laundry, ok, vedo che qua avete diverse possibilità. Ok, I chilled out on the sofa after I did the laundry. I lied on the sofa. Ok, bene, bene, vedo che abbiamo tante proposte. After, ok, washing up, I was relaxing on the sofa. Vedo che abbiamo tantissime proposte, mi piacciono tutte e volevo provare a farvi vedere la mia. Rested on the sofa after doing the laundry, interessante anche questa. I took a little sleep, interessante però, ho fatto un piccolo riposino. Ecco. Diciamo che il riposino di solito noi usiamo nap, si usa nap, I take a nap, I have a nap, ok? Allora, io vi propongo questo, ditemi un po' cosa ne pensate. I rested on the sofa after I had, eccola qua, after I had done the laundry. Questa è la mia proposta. Allora, got a rest non esiste, credo. Get a rest, I have a rest o I rest direttamente come verbo. Possiamo dire anche do the washing, qualcuno me l'ha proposto. After I did the washing o I had done the washing direttamente, meglio ancora. Quindi I rested on the sofa after I had done the washing, perché the washing up in realtà vuol dire lavare i piatti, ok? Quindi washing da solo è fare il bucato, washing up è lavare i piatti. Qualcuno mi chiede se si può dire chilling out, chill out. Chill out vuol dire rilassarsi più che riposarsi, ok? È più un'idea dell'atmosfera, ecco, chill out, perché è un'azione passata che viene prima di un'altra, esattamente. I rested on the sofa after I had done, perché questo è il past perfect che si utilizza, come giustamente mi avete fatto notare, ha fatto notare Gabriele, che è questa, è accaduta prima
quella espressa con il simple past. Quindi, I rested on the sofa after I had done the laundry or after I had done the washing. Mm? Relaxed, va bene anche relaxed, sì. Relaxed è riposare però, è rilassarsi, io volevo un riposo. Il riposo, c'è un modo per dire il riposo, ed è rest, proprio un verbo, ok? Molto bene, molto bene. Allora, anche questa la do per fatta. Siamo quasi arrivati a un punto saliente nella giornata di oggi di una cosa che voglio vedere come prendete. Non vi dico niente. Mentre io faccio tutto il lavoro a casa, mia sorella non fa niente. Mentre io faccio tutto il lavoro a casa, mia sorella non fa niente. Questa è molto interessante anche come frase, vorrei vedere come me la vorreste tradurre, come riuscite a tradurla, come volete tradurla, perché ripeto, per l'ennesima volta, le mie sono solo delle proposte, ok? Poi ci sono tantissimi di voi che mi danno delle proposte che sono delle valide alternative, assolutamente. While I do all the work at home, my sister does nothing. Interessante. While I do all the work at home, my sister does not do anything. While I do all work in the house, my sister doesn't do anything. While I'm doing it, all the work, ok. Abbiamo tutti un while, molto bene. Molto bene, while I do everything. Qua c'era un po' l'idea di fare tutto e non fare niente. Abbiamo già visto un pochettino come sono questi indefiniti. Every, any, no one, nobody. E come si utilizzano? While I'm doing everything in home. Ok, c'è anche l'idea del home. Molto bene. Quante proposte, ragazzi, siete bravissimi oggi, bravissimi. Ho cercato di trovare delle frasi che fossero accessibili a tutti, anche perché me le avete chieste anche su Instagram, per favore, cerca di fare delle frasi un po' più semplici. Vi ho accontentato, spero. Eccolo qua, whereas, me lo ricordavo di averlo scritto, ma nella frase diversa, così me lo vedete anche nel contesto. While or whereas I do all the work at home, my sister doesn't do anything, or my sister do nothing. Va benissimo, my sister does nothing, che è my sister, terza persona, però basta che lo mettiate alla terza persona, quindi è affermativo. Quindi, my sister does nothing oppure doesn't do anything. Whereas significa while. Vedete che c'è uno slash perché potete scegliere altrettanto whereas che nessuno conosce. Housework va bene? Sì. Do, sì. Senza il do, in che senso? Doesn't anything non si può usare? No, purtroppo. Non si può usare, ho capito. Doesn't anything no. Allora, dice, I can use in meanwhile. Meanwhile è usato più che altro così. No, non lo direi come inizio frase. Allora, lo puoi usare mentre all'inizio della frase è così. Se vuoi usare meanwhile o in the meantime a scelta, puoi dire così. I'm studying, meanwhile you can watch television. Ok, in questo caso puoi usare meanwhile o in the meantime. Allora, cosa significa anything? Anything vuol dire in questo caso niente perché nella frase è negativa, ok? Molto bene. The whole. Abbiamo whole, tutto con whole. Sì, ma whole in realtà, interessante, scritto whole, vuol dire l'intero. Ed è più che altro una cosa figurata, cioè sottofigurata, non figurata. The whole cheese. I ate the whole cheese because I was starving. Ho mangiato l'intero formaggio perché avevo fame, quindi è una cosa che è intera nel senso di completa. E adesso vorrei vedere, allora, mi avete fatto una richiesta la volta scorsa e io vi ho ascoltati. Allora, mi avevate chiesto, Giulia, possiamo fare delle frasi un po' più lunghe? Rallenta un po', scusami Marcella. Pensa che sto cercando di andare lenta e ho paura di essere troppo lenta, però avete ragionissimo, ditemelo se vado veloce perché ho paura di essere noiosa e di parlare troppo. In più la mia voce so che vi arriva leggermente dopo e non so bene mai le tempistiche. Però grazie Marcella, andrò più piano volentieri. Stavo dicendo che mi avete fatto una richiesta, ovvero Giulia, per favore, potresti fare potresti fare una cosa un pochettino più lunga? E io ci ho pensato.
E quindi vi voglio fare una proposta, vi faccio vedere una cosa nuova. Vado più piano, va bene, allora vado più piano. La proposta che vi voglio fare è di una frase di un pochettino più lunga del solito. Avevo pensato inizialmente di lasciarvela come extra, ma come extra c'è un'altra cosa e quindi ho deciso di farla in questo momento. Are you ready, guys? Workout vuol dire fare esercizio, esattamente. È lunghissima? No, dai. Allora, è una frase un pochettino più lunga, però me l'avete chiesta voi, è un po' un problema in colpa vostra, un po', eh? Allora, oddio. Sì, ragazzi. Allora, volevo lasciarla per ultimo, ma almeno visto che siete caldi, adesso siamo in 180, secondo me è il momento ideale. Allora, la zia Maria verrà a trovarci da Palermo la settimana prossima. Arriverà martedì. L'aereo atterrerà alle 4 del mattino, così abbiamo già deciso che prenderà un taxi. Io posso stare qua di casa, anche perché sono in casa. Allora, possiamo scegliere. Ci vuole un po' di tempo per fare questa traduzione, me l'avete chiesto voi. Possiamo fare degli esercizi su delle frasi più lunghe e io come potevo non venirvi incontro? C'è chi mi propone un pezzo di frase alla volta, giustamente. Allora abbiamo un Aunt Mary, abbiamo tradotto anche Maria perché non ci piaceva Maria, non mi piace molto a me. Aunt Mary will come to visit us the next week. She will arrive on Tuesday. The plane will land at 4 AM. So we decided to take a cab. Noi decidiamo di prendere il cab. In questa frase, Daniel, è come se noi decidiamo di prendere un taxi, ok? Non la zia. Abbiamo già deciso che prenderà lei, porella, un taxi. Molto gentili, queste persone che vengono. Cioè, già questa si fa lo sbattimento di venire da Palermo con l'aereo per alle 4. Sai che c'è? Ti pigli un taxi. È una frase simbolica, ovviamente, però per vedere un pochettino di cose. Qua Anna, uncle, in realtà è lo zio, ok? Dobbiamo lasciare il sesso femminile alla zia che si dice in un altro modo in inglese. Allora, my uncle, tanti propongono, anche Antonio ha proposto my uncle Maria. Uncle, ragazzi, non è ankle. Ankle, scritto A-N-K-L-E, è la caviglia. Uncle è lo zio, ma la zia si dice come qualcuno ha già proposto. Aunt. Molto bene, attenzione anche questo a dire no, a non dire aunt, che se no è la formica, o hunt, come dice Mariano, che è la caccia. Quindi queste parole qua possiamo proprio sbizzarrirci. Aunt Mary, ma perché mi avete cambiato il nome della zia Mary? Scusatemi, la zia Maria, zia Maria, c'è cioè anche rimane zia Maria. Aunt Mary is going to visit us from Palermo the next week. She's going to arrive Tuesday. Tuesday, ha scritto Federica, e aspetta, mi sono persa. The plane landed at 4 a.m., so we decided, ce la posso fare, that she will take a taxi. Our Aunt Maria will come to visit us. Bravissima Tonia. My Aunt Maria will went. Attenzione, will con la forma base, dopo ci va, eh? The Aunt Maria going to visit from. Era difficile. Avete visto, ragazzi, la difficoltà di tradurre una frase così lunga? Qual è? Che è difficilissimo riuscire a farlo. Ne ho, però Mirko mi piace perché aveva detto inizialmente oddio e poi ci ha provato. Allora, Mirko ci dice: Next week, Aunt Maria is coming to visit us from Palermo. She'll arrive on Tuesday. The flight is here at 4 a.m., so we decided that she'll take a taxi. Molto carina la tua frase, ci sono delle cose che non mi convincono molto, poi ti spiego il perché, però non è male, non è male. The airplane is arriving at 4 a.m. Ecco ragazzi, è una cosa che io proprio sulla quale volevo farvi riflettere, era proprio questo verbo atterrare sia al passato, al futuro. Come sarà? Adesso siamo già 200 persone collegate, che emozione, mi fa molto piacere. Allora, the plane arrives, Easy Quilling ci propone. Allora,
Tony dice, ma chi è stato quello intelligente a proporre una frase lunga? Ma qualcuno, Tony, è però giusto proporre qualcosa di diverso. Dai, così ci mettiamo un po' il gioco, ci mettiamo un po' in gioco e facciamo una cosa nuova. Tanto è l'unica. Ecco, volevo farvi vedere che è una modalità un po' difficile, ok? Perché ci sono tante cose da guardare in questa frase. E soprattutto una frase che... cosa devo fare? Ti dice Corinne Live. Corinne, devi semplicemente tradurre se vuoi giocare con noi. Tradurre dall'italiano all'inglese, ma sto per mostrare l'immagine. Sì, l'immagine, la soluzione. Sei velocissima, ti aspetto, altrimenti sarai pronta per la prossima. Un casino, dice Nick. Però ragazzi, siete stati bravissimi, perché ci avete provato. E io sono molto orgogliosa di voi. Una, ripeto, delle proposte, e tra l'altro la cosa bella è che non ci starà mai, mai più ci starà questa più la risposta. Aspetta che provo, ci provo. E un po'. Allora, questa è la mia proposta. Aunt Maria, che Maria sempre si tratta, ok? Beh, te la faccio vedere una volta. Dai. Aunt Maria, che era la zia Maria, is coming to visit. Qua ci potremmo andare se volete us oppure no. E visit us, vediamo un po'. From Palermo next week. She is arriving on Tuesday. Ok, arriverà martedì. She is arriving on Tuesday. Una cosa certa col present continuous abbiamo già visto. The plane lands at 4 a.m. Attenzione che con i, come si dice? Sì, era tosta, lo so. E con, come si chiamano? I mezzi di trasporto col futuro utilizziamo il presente semplice. Will land, no, Martin, perché semplicemente non è una cosa programmata, ci vuole il verbo alla present simple. Quindi con un, per esempio, anche un film. The film tomorrow is at 9. Ok? Poi l'aereo atterrerà alle 4 del mattino e abbiamo già deciso di prendere un taxi. La risposta è so, pertanto, this is why we have already decided or arranged, organizzato, programmato, predisposto, that she's going to get a taxi o take a taxi o a cab. Qualcuno mi ha proposto cab, ok? E quindi questa è la spiegazione. Raul ha fatto un commento, ragazzi, Raul, e mi ha detto: per favore, puoi farle anche dall'inglese all'italiano. Raul, io non so se ci hai mai pensato di fare il veggente, ma è proprio la cosa nuova di oggi, le frasi dall'inglese all'italiano! Bravissimo Raul! Vedi che ti ho ascoltato senza saperlo? Eccoci qua. Adesso cambiamo un po'. E volevo farvi provare una cosa diversa. Perché? Perché non devo già per farvi vedere, vabbè, tanto ve lo dico. Ve lo dico. Bravo Raul e bravo anche io che l'ho preparato per tempo, no? Scherzo. Vedete che questa modalità mi piace, vi piace. Allora, cosa c'è che non va? Ha pianto tutto il giorno. Cosa va, non va in te? Hai pianto tutto il giorno? Cos'hai che non va? Cos'hai? Hai pianto tutto il giorno? Che ti prende? Che problema hai? Cosa c'è che non va? È interessante. Che ti succede? Molto bene. Vedete come siete reattivi dall'inglese all'italiano? Cosa c'è di sbagliato in te? Stato a piangere tutto il giorno, propone Raul. Che succede? Hai pianto tutto il giorno? Cosa c'è che non va? Molto bene, bella Dilva, questo stai piangendo da tutto il giorno, mi piace moltissimo, è una delle mie modalità preferite di tradurre il present perfect continuous, benché quella che vi farò vedere non è la tua forma. Hai pianto tutto il giorno, Deborah, molto bene. Cosa c'è che non va? Piangi da tutto il giorno. La mia proposta per questa frase, ragazzi, in effetti è: cosa c'è che non va? È tutto il giorno che piangi. Cosa c'è che non va? È tutto il giorno che piangi. Siete bravissimi, ragazzi, bravissimi. È più facile dall'inglese. Sì, per ora, Nick, per ora è più facile.
Scherzi a parte, sì, è più facile. How about? Non hai fatto altro che piangere. Ok. Allora, questo have been crying noi non ce l'abbiamo in italiano, il present perfect continuous. E la migliore traduzione è semplicemente tutto il giorno che piangi. Quando praticamente voglio sottolineare da quanto tempo, ok, sto facendo un'azione, ok? Carino, non preoccuparti, ne farò delle altre di live, grazie a te. Sta tutto il giorno a piangere. Preferivo tradurre in inglese, Gabriele, lo so, però vi devo dire una cosa, ragazzi, c'è un motivo per cui io ho proposto questa modalità. Ok? Ed è questo. Allora, la vera ragione per cui io vi ho fatto questa proposta è che ciao Nicolò, tutte le case editrici che abbiamo, tutti i libri di testo che arrivano dall'inglese, cioè i traduttori traducono dalla lingua straniera alla lingua madre. Non l'inverso. Quindi è vero che tradurre una frase dall'italiano all'inglese vuol dire che voi l'inglese in teoria lo dominate abbastanza bene, ok? Ma se voi voleste fare traduttori, dovreste farlo dall'inglese all'italiano o dall'inglese allo spagnolo, siete spagnoli, ok? Quindi di fatto la cosa veramente giusta è tradurre, imparare a tradurre dall'inglese all'italiano. Quindi, cosa c'è che non va? È tutto il giorno che piangi. What's wrong with you? Ok? Quindi è un esercizio un po' diverso, semplicemente. Quindi, per l'interpreti vale questo, Gabriele, grazie. Quindi, in realtà è un esercizio un po' diverso che però volevo vedere come prendevate. E va da sé che magari cioè sia un po' più complicato tradurre dall'italiano all'inglese, però se voleste farlo come lavoro sarebbe l'inverso. Prossima frase, e vi dico, le prossime sono tutte in inglese, ok? Questa è la duration for, sì, la duration for, bravissima, con il for, molto bene. No, non è la duration form con for sint è una delle duration form. Più che altro la duration form si può esprimere con for e since. Allora, a forza di... Okay, molto bene, esatto, capiamo il testo. Esatto, allora, con forza di vedere i film con testo, sappiamo mai scriverlo. Può darsi anche quello. Dobbiamo imparare a scrivere e a tradurre anche noi. By the end of next year, we will have known each other for 8 months. By the end of next year, we will have known each other for 8 months. So, questa è una espressione interessante che non abbiamo anche qua in italiano ed è molto interessante poterla vedere. Dalla fine del prossimo anno noi ci conosceremo da 8 mesi, ok? Ah, dice che Daniela gli serve molto traduzione dall'inglese all'italiano, mi fa molto piacere. Poi alla fine dell'anno saranno 8 mesi che ci conosciamo, entro la fine dell'anno, interessante, entro la fine dell'anno abbiamo, sì, in effetti si può tradurre anche con entro la fine, per la fine dell'anno prossimo, dalla fine del prossimo anno noi sapremo, ok. Raul, quel non si traduce necessariamente con il sapere, ma anche con il conoscere in questo caso. Entro la fine del prossimo anno noi ci conosceremo da 8 mesi. By the end of next year we will have known each other for 8 months. Corinna propone dalla fine del prossimo anno ci saremo conosciuti da 8 mesi. Non è convinta molto neanche lei. Entro la fine del prossimo anno ci conosceremo da 8 mesi. Bene, bene, vedo che comunque questa modalità che è non ha molto senso, ma entro la fine dell'anno. Ma non è necessario, cioè entro la fine dell'anno prossimo non ha molto senso in effetti, no, forse entro la fine dell'anno, no, forse non avrebbe senso grammaticalmente. Allora, però by si può tradurre con entro. Ci
Tieni i cartelli più a sinistra. La sinistra qual è? Non saprei dire. Sto in mezzo. Sinistra mia o vostra? Più di qua o più di qua? Allora, come si traduce? Fai così. Ok. Let's do it. Do this way. Do this way. Ok? Allora. Alla fine dell'anno prossimo saranno 8 mesi che ci conosciamo. Questa è la modalità, a mio parere, più plausibile per tradurre la frase. Ok? Diciamo che effettivamente la cosa più importante è che un traduttore deve tradurre una cosa dall'inglese all'italiano e che suoni naturale per le persone che poi la leggono, capito? Non possiamo, dobbiamo imparare a sviluppare questa capacità e non è semplice, eh? Per la fine va bene, per la fine dell'anno, allora, in questo caso però, come giustamente qualcuno faceva notare, se io ti dicessi per la fine dell'anno prossimo saranno 8 anni, non ha molto senso. Ha più senso che alla fine dell'anno, cioè novembre, dicembre, saranno già 8 mesi che ci conosciamo. Alla fine dell'anno io penso a dicembre, ok? Se dici per la fine dell'anno, sei un pochettino più in dubbio sulla modalità. Quindi molto bene. We will have known each other. Difficilissimo questa era, eh? Spero che non finisca più la live, no? Spero per voi che abbiate delle cose più, ma anche interattive da fare, un cucinare, non lo so. Comunque un'oretta di solito la facciamo durare. E poi questa è una frase molto interessante che ho trovato e che ci tenevo a vedere se effettivamente, questo vale per i fidanzati, Tonia dice, no, poteva essere anche per 2 persone, ci conosciamo da 8 mesi, 2 colleghi. Un modo diverso per trattare il verbo to be. They are to be married soon. E nel frattempo Nick mi chiede che livello sono le tue frasi. Allora, quello di prima era un B2, direi. We'll have known in future perfect. Allora. Si sposeranno presto, loro si sposeranno presto. Oh, interessante, saranno presto sposati. Per ora nessuno lo sta facendo giusto. Loro stanno per sposarsi presto, sono sposini, si sono sposati presto. Presto si sposeranno, dirà Enza. Loro saranno sposati presto, presto si sposeranno, presto saranno sposati. È molto bello quello che proponete. Ragazzi, nessuno di voi ci ha preso. È incredibile. Mentre dall'inglese, attraverso l'inglese, tanti magari la indovinavano, questa nuova modalità è difficile anche per un traduttore, perché noi questa forma non ce l'abbiamo in italiano. Il to be, they are to be, cioè essere. To be, per esempio, I am to be a teacher. Ok, se vi dico I am to be a teacher, si traduce con essere destinati a. Essere destinati a. Incredibile, ragazzi, questa modalità qua. Quindi, se io vi dico I am to be a teacher, sono destinata ad essere un insegnante. I am to be a mother, sono destinata a essere una mamma. Quando voglio dire qualcuno è destinato a qualcosa, tipo meant to be, bravissimo Dream Soul, esattamente lì volevo arrivare. Molto bene, molto bene. Non sono ben italiano, ma no, perché? Sono destinati a sposarsi presto. Sì, perché magari c'è il presto, allora se ti facessi così, sono destinati a sposarsi, forse ti poteva suonare meglio. Sono destinati a sposarsi. Marcella fa una cosa che si esplode la testa. È una frase difficile questa, they are to be married soon. Però è molto interessante, secondo me. Noi non ce l'abbiamo ed è un sinonimo di meant to be. Molto bene, I meant to be a teacher. Continuiamo. Prossima frase. Ci vuoi male? No, Luigi, voglio che impariate qualcosa. Che livello è? Questo era difficile, Raul, era difficile. Allora.
I have got rather fewer problems than her. Dalla padella alla brace. Mi avevate detto che queste frasi, ok, erano ciao Hind. Sì, salvo la diretta se non faccio dei danni. I have got rather fewer problems than her. E vi ricordo che queste frasi le ho prese da dei libri, su delle spiegazioni grammaticali. Ho detto, ma perché non li faccio provare loro delle cose un po' diverse? I have got rather fewer problems than her, siamo su Duolingo. Ho molto meno problemi rispetto a lei. Ho capito solo problemi rispetto a lei, vabbè, chiara, già una parte della frase, non è male. Io ho molto meno problemi dei suoi, bella anche questa frase qua. Ho meno problemi di lei, io ho abbastanza meno problemi di lei. Ho un po' meno problemi di lei, ho molti meno problemi di lei, ho un po' meno problemi di lei, ok. Piuttosto dei suoi. Ho molto meno problemi. Beh, vedo dire che questa idea qua, soprattutto rather, che a me piace molto, rather, lo sto preparando per il corso intermediate, e fewer, che non tanti conoscono, che è quando voglio fare un comparativo di maggioranza sul few. Preferisco avere. Ah, Mirko pensa al preferire. E rather è molto, molto insidioso, eh? Rather è il preferire, I'd rather. I'd rather go swimming than going, I don't know, running, ok? Ma quello è preferire, ma in questa frase, rather, non c'è l'idea della preferenza, Mirko, ti do questa notizia. Ed è, ho decisamente, rather vuol dire decisamente in questo contesto, ho decisamente meno problemi di lei. Ho avuto un po' meno problemi di lei. Qualcuno dice: Ok, I quit. È difficile, ragazzi, tradurre dall'inglese all'italiano. Non pensate. Pensavate che vi avrei fatto fare una cosa più semplice? Ma sì, dall'inglese all'italiano. E invece no. Cioè, se devo fare una cosa, è giusto farla un po' mettendovi alla prova, eh. Era difficile. Sì, le ho scelte un po' difficili perché se sono dall'inglese all'italiano è l'importante anche questo, riuscire a capire come si dicono, come si rendono certe cose. Rather significa mille cose, Anto, mille. Rather vuol dire piuttosto che, no, il than si traduce con piuttosto che. Ok? You nailed it. Bellissima, nailed it. Esatto. Ci siamo? Rather in questo caso vuol dire decisamente. Vado avanti? Ancora due. E voilà! Ecco, Nick, ti rimangi che era facile, hai visto? Never judge a book by its cover. Mai giudicare un libro dalla copertina. They had rather. È tornato in un'altra forma. Have. Non so leggere il contrario perché ce l'ho specchiato. Chuck 2. They had rather not have told her the truth. They had rather not have told her the truth. Loro decisamente, aspetta, loro non hanno decisamente detto la verità, hanno preferito non dirle la verità. Interessante. Decisamente. Allora, ragazzi, rather ha solo uno. No, alt. Chuck. Fermi tutti. Rather, di rado significa decisamente, la maggior parte delle volte significa preferire. Così, io vi do un indizio, quindi riproviamoci. They had rather have told her the truth. Ok, hanno preferito non dirle la verità. Loro hanno preferito non averle detto la verità. Ok, avrebbero preferito non dirle la verità a Giovanni Valentino. Molto bene, preferirebbero non dire la verità. Avrebbero preferito non averle detto la verità, Enza. Che brava. Allora, ragazzi, effettivamente questa frase con il rather in questa posizione, had,
e poi not have, they had rather not have told con il present perfect, si utilizza, Mirko, attenzione, preferivano, come dice Muzzle, non so leggere il tuo nickname, ti chiedo scusa, magari il tuo nome, ed è preferirebbero non averle detto la verità. O avrebbero, sì, preferivano non aver detto la verità. Perché si utilizza per un passato, I'd rather. Quando voglio utilizzare e indicare una cosa che avrei preferito fare nel passato, lo formo con rather più have e il participio passato. Se invece voglio utilizzare rather come una scelta del futuro, utilizzerò piuttosto I would rather go, la forma base del verbo. Bravissima, Lucia. Sarebbe stato meglio se non le avessero detto la verità, può andare? Sì, però diciamo che Federica, quel rather lì, con had rather, come diceva prima Mirko nella frase precedente, c'è dentro di sé il concetto di preferire. Ok, I'd rather, I would rather. Ci siamo? Non era semplice. Ultima! Anzi, dare il contrario. How long have you been quarreling over the inheritance? Magari se la leggo più veloce. How long have you been quarreling over the inheritance? È facile tradurre dall'inglese all'italiano, un gioco da ragazzi, vai! Semplicissimo. Da quanto tempo e felici siamo, Martin? È già una buona base di partenza. Martin vi ha già detto how long, da quanto tempo. What does it mean? Molto bene, Daniel. Altre proposte? Quarreling è denunciare, interessante. Da quanto tempo litigate? State litigando? Non so dove iniziare a mettere le mani, non è questa traduzione, però apprezzo la simpatia. Non sa cosa è quarreling. Quarreling vuol dire effettivamente anche denunciare, ma anche litigare. Dai, vi do una mano. Come argue, volevo fare una cosa un po' più difficile. Lottare, litigare, fight è un sinonimo di quarreling, di argue. Da quanto tempo state litigando sull'eredità? Molto bene. Diciamo che inheritance è l'eredità, Mirko, però vedi, per esempio, Giovanni ci ha proposto: da quanto tempo state litigando sull'eredità? Noi forse in italiano, Giovanni, sei d'accordo, forse non diremmo sulle, proprio questa è la difficoltà del tradurre dalla lingua straniera alla nostra, che in realtà noi non utilizzeremmo la preposizione su, ma utilizzeremmo, come dice Martin, il per. E questa è la grande differenza. Da quanto tempo state litigando per l'eredità? Visto, Christian, ce l'hai fatta alla fine. Quindi non è sul, ma è il per. Da quanto stanno litigando? Molto bene. Allora, con il tu, con il you abbiamo da quanto tempo litigate per l'eredità? Va bene anche state litigando, eh? Are you quarreling? Cioè, siete stati a litigare, ok? Vuol dire che l'azione è ancora in corso. E appunto, più che il su, utilizzerei il per. Si poteva usare anche arguing, anche fighting. Assolutamente. Ecco, la cosa importante di questo è che non è che voi dovete dirmi come altro si sarebbe potuto dire questa, ma come avreste tradotto questa qua? Perché ci sono tantissimi modi per dire questa frase, ok? Ma il modo migliore per tradurla dall'inglese all'italiano è questo qui. Quindi questa era la frase migliore per tradurre questa frase qua. Ebbene, ragazzi, io spero che la diretta vi sia piaciuta. Perché non è scritto for al posto di over? Perché si dice over, litigare su qualcosa si dice over. Allora, dobbiamo capire il senso della parola, è vero? Esatto, Giovanni, proprio questo, devi capire il senso della frase, questo è lo scopo. Comunque sto cercando di capire se qualcuno mi dice no, ti prego, dai, fai ancora l'ultimo,
Fanno ancora, ce l'avevo, ma non me l'ha chiesta nessuno, quindi vabbè, ve la dico lo stesso. Ce ne ho un'altra. Stavolta volete tutti quanti andare via. Ah, benissimo, quindi io l'ultima non ve la faccio fare. Ah, siamo qua. Ah, siete buoni, siete? Allora, fanne un... Grazie, Corinne, grazie. Veramente spontaneo questa volta l'avete chiesto. Fanne un'ultima, io che mi sono impegnata a non prendere l'ultima. Molto bene. Ok, meno male. Siamo stremati, Nick. Ok. Ma non dovete andare via, ragazzi, vi avevo promesso che c'era una cosa nuova da fare, che è la nuova modalità che vorrei proporvi per le prossime live. Quindi ho bisogno del vostro parere. Ci siamo? Ultima frase, veramente l'ultima, vattene, grazie Black, adesso me ne vado. Could you... Ecco, non so come, aspetta che io... Allora, vado. Could you please... Sit slightly more properly. Ok, dovete capire che io le leggo allo specchio, faccio un po' fatica. La frase è: Could you please sit slightly more properly? E voi direte: Boh, potresti sederti in una maniera più consona. Mamma mia, Daniele, ma se tu a tuo figlio, a tua figlia, dicessi. Per favore, potresti sedere in una maniera più consona? Cosa ti direbbero, dimmi, secondo te? Comunque, non è sbagliata la traduzione, è molto bene, è molto giusta, però probabilmente anche lì è interessante perché forse dobbiamo anche capire un po' il contesto, che c'è un could, è vero che bisogna essere un po' più elevati. Potresti sederti un po' più correttamente, molto bene, potresti sedere più consono, più appropriato. Interessanti, molto bene. Potresti per favore sederti meglio, un po' più correttamente. Per piacere, potresti sederti con più formalità. Molto interessante anche questo, come siete dei lord. Lord and ladies we have, we milady and lords. Più dolcemente abbiamo qua. Sei molto brava, ah, grazie. Allora, potresti per favore sederti in un modo, si può sedere. Ah, decentemente più signorile, ma siete veramente molto. Io vi propongo un puoi stare seduto in modo leggermente più composto. Ecco, bravissima Corinne, più composto, più adeguatamente, più composto. Consono era un pochettino da lord, ok? Puoi stare seduto in modo o seduta, non è che è necessariamente maschile. Seduto o seduta in modo. Ok, più composto, slightly vuol dire leggermente, ok? Leggermente, more. E poi composto, properly, molto bene. Bene, bene, vedo che tante vostre proposte sono state molto indicative, molto, molto buone, bravissimi siete stati, vi ringrazio. La prossima volta vorrei proporvi una nuova modalità. Vi faccio vedere tre frasi di esempio, ok? Grazie a te, Lucia. La prossima modalità che vorrei proporre nelle live, sempre ammesso che voi vogliate continuare a fare delle live insieme, è quella della close. Che cos'è la close? La close è una scelta aperta, ovvero voi dovrete dirmi, secondo voi nelle frasi c'è un buchino, c'è una parola che manca, e mi dovete dire. Quale parola manca? Può essere un verbo, può essere una preposizione, può essere tante cose. Volete fare una prova? Sì, ok, perfetto. Ve la faccio vedere tre. Prima frase. I run out into the street. I heard a loud noise. Du-du. I run out into the street. Aspetta. I run out into the street. I heard a loud noise. Because, when, then, when, after, when. Bello, beh, when mi piace, non era quello che avevo in mente. Per ora quello che avevo in mente non l'ha proposto nessuno. When. Cosa interessante. And then, no, una sola parola, Daniel. Una sola parola. I had, there, cause, but, then,
Because. Allora, because ve la posso tenere buona, la mia parola che avevo pensato era un'altra. Se trovassi una matita, non la trovo, quindi ve la dico a voce. E la parola che avevo pensato io è as soon as. Anche since. Allora, I run out into the street as soon as, non appena, ho sentito un forte rumore. Ok? As soon as. While, direi di no, perché vuol dire mentre, una contemporaneità. Il when poteva andarci bene, sono uscito per strada quando ho sentito, since va bene, poiché, con la traduzione di poiché, Roberto va bene. Ok, as soon as I heard, va benissimo anche has, difficile, as soon as sono più parole, hai ragione, cioè io ho detto una parola sola e poi sono tre parole, Madonna, come sono brava a spiegare, è vero, hai ragione, erano tre parole, però volevo dire che era una cosa sola, ho sbagliato io, ho sbagliato, dai, scusami, no, è vero, però intendevo che as soon as è una sola preposizione, sono tre pezzettini però, quello che intendevo, perché tu avevi fatto una cosa che non erano tre pezzetti, cioè devono essere uguali, cioè nel senso devono essere insieme, ok? Ok. Ultime due, poi promesso, vi lascio andare a mangiare. I have driven 3 hours. I have driven 3 hours. Vediamo un po', like, for, suddenly, mi sa che era quella di prima, for, qualcuno ride, for, vediamo il prossimo, for, about, oh, abbiamo una cosa diversa, about, for, bravissimi ragazzi, la risposta esatta era for, esattamente, for, è la duration form, ho guidato per 3 ore. Quando c'è un momento che ci spiega da quanto tempo è nel corso dell'azione, si utilizza il present perfect più il for. Since Bruno no, è il suo alter ego, perché potevi dire I have driven since 3 o'clock, dalle 3. Questo era semplice. Sì, era un po' per vedere un po' come andavate, ecco, Corinne. Per vedere un po', c'è un po' di tutto. No, no, about solo una for about, al massimo, for about da circa, sì, quel senso lì. Ultima. It was a delicious, giusto, sì. It was a delicious meal that I ate it all. It was a delicious meal that I ate it all. Cosa mettiamo? So, Mohamed, non si può donare ancora col Patreon. Ti ringrazio, mi sto attrezzando per fare qualcosa attraverso Patreon, attraverso le donations e con qualcosa in cambio, qualche lezione privata, qualcosa. Bye, abbiamo un bye, such been, such surely, very, such surely, such. La prossima live, direi domenica prossima, se volete. Di domenica mi piace fare le live insieme a voi. On! La mia proposta, ragazzi, è such in contrapposizione con il that. It was such a delicious meal that I ate it all. Ok? Era un così buon pasto che l'ho mangiato tutto. Ok? Questo è quanto. Such vuol dire così in contrapposizione con that. It was been, no, been non lo utilizzerei, no. Oh, grazie, Easy Quilly, come sei carina. Mohammed, good, like, it was like a delicious. Enjoy your meal, Giulia, anche tu, Luigi. Quindi solo such. It was such a. E dopo, allora, such, allora, bella domanda. Such a delicious meal. Qua, siccome si riferisce a un sostantivo, ci va a e. Such a delicious meal. It was such good. That era così buono che, ok, in questo caso se volessi dire era così buono che l'ho finito, it was such good, it was that good, in questo caso bisogna fare così.
Ci siamo? Bene. Molto bene. Allora, purtroppo non ho più le ore libere per fare le lezioni su Skype, ecco, quindi purtroppo non ho, però mi organizzerò per fare delle lezioni live per chi vorrà eventualmente fare una live di poche persone attraverso il Patreon. Grazie Mirko, sei molto gentile. Spero che abbiate anche altre cose durante questa quarantena che vi tengano vivi. Sicuramente è un momento per riflettere sulle cose che per noi sono importanti e per le cose che ci mancano, per le cose che vorremmo fare. Che sia un tempo di riflessione per tutti e un tempo per cercare di trovare delle cose da migliorare in noi stessi. Anche l'inglese in questo caso, lo spagnolo, o di fare delle cose che ci possano far stare bene. Io vi auguro veramente di trovare uno scopo in questi momenti difficili e sono contenta in qualche modo di tenervi compagnia per un'ora alla settimana. Thank you very much, guys, for watching. I really hope you have an amazing evening, okay? Thank you very much, guys. See you soon. See you next Sunday. Thank you very much for watching and have a nice day. Bye. Thank you. Thank you.